da bene confiscato a bene comune in un percorso che parte da lontano. Così in Via Astuti la casa del boss è divenuta struttura di accoglienza per donne vittime di violenza. Un luogo protetto, un luogo sicuro, soprattutto un luogo per ricostruire e per rinascere. La casa di accoglienza, che ha visto ieri l'inaugurazione con il taglio del nastro, è un progetto presentato da alcuni studenti e c'è Aniello Refice, giovane studente ieri e volontario di Libera Oggi, che disegna i tratti di quell'idea nata proprio per restituire un bene confiscato alla Camorra alla comunità per fini sociali. Siamo ormai tutti quanti d'accordo che questa è la vittoria dello Stato, e quando parliamo dello Stato parliamo anche della società civile, no? Che si riconosce nel riappropriarsi di un bene che è stato, diciamo, oggetto di interessi illeciti. C'è però da dire una cosa: che passa troppo tempo dalla confisca del diritto sociale di un bene confiscato, e noi lavoriamo perché questi tempi vengono accorciati secondo le nostre possibilità. Mi piace ricordare che, a proposito dei tempi, che in questo bene nel 2015-2016 i ragazzi della scuola di pace di Nocera Inferiore, quindi delle scuole del territorio, 8 scuole, hanno non solo conosciuto la storia di questo bene, quindi tutto quello che significa il portato valoriale, insomma, del riutilizzo sociale dei beni confiscati, ma hanno anche progettato e che hanno presentato quel progetto alla loro amministrazione comunale di Nocera. Cennello è che ha penso che sia particolarmente felice per il fatto che quel lavoro che lui ha fatto da studente, oggi da volontario di Libera, lo vede realizzato in una struttura che accoglierà, insomma, persone che ne hanno bisogno, e credo che questa sia la strada giusta per sconfiggere concretamente le mafie, cioè trasformare il potere, il segno del potere, insomma, dei mafiosi, del potere dei segni. Questo progetto, vabbè, innanzitutto parte dallo Stato, perché comunque il riutilizzo sociale è una cosa statale. Noi studenti, sì, io ero al quarto anno delle scuole superiori, frequentavo questo progetto che è la Scuola di Pace, che è un progetto che unisce scuole di Nocera e Pagani nell'idea di equità, di uguaglianza e libertà. All'epoca parlavamo del tema dei migranti, perché nel 2015 ci fu quel naufragio, nel 14 ci fu il naufragio che portò oltre 300 morti nel canale di Sicilia. Si pensò di riutilizzare dei beni non utilizzati in città, che era appunto per un centro di accoglienza dei migranti. Il bene che è stato utilizzato era proprio quello disegnato in un primo momento, e facemmo una proposta all'allora amministrazione Torquato chiedendo l'utilizzo sociale di questo bene. Anni dopo, finita la scuola, l'università e quant'altro, sono impegnato in Libera ed oggi sono particolarmente contento, perché sono dei temi tanto cari a Libera, quello del riutilizzo dei beni confiscati, che hanno convogliato l'entusiasmo di un giovane che frequentava la scuola a un entusiasmo di un cittadino attivo che cerca di fare qualcosa per la collettività. Perché il mio deve essere anche un monito ai miei coetanei di smuovere le nostre coscienze, perché chi utilizzava questo bene lo faceva per affari illeciti, adesso verranno destinati a persone che ne hanno bisogno. Questa città ne è piena e tutto il territorio, però noi dobbiamo anche essere un tramite tra l'amministrazione, non solo come Libera, ma i giovani, un tramite sociale per renderci portatori di legalità, uguaglianza ed equità, perché il bene genera bene, e non è soltanto il bene tanto per dire, ma il bene dell'uguaglianza e dell'equità sociale.